Buongiorno amici boscaioli e bentornati ai tutorial del bosco. Oggi parliamo di rinforzo positivo e cibo. Ci sono diversi modi in cui noi possiamo rinforzare positivamente un atteggiamento che vogliamo, oppure un atteggiamento che vogliamo che il cavallo non abbia. E questi sistemi sono principalmente tramite le carezze o i grattini nei punti preferiti del nostro cavallo. A Cogro ad esempio piace molto la spalla. Possiamo lodare il cavallo con parole gentili o con un'intonazione molto calma, possiamo abbassare la nostra energia, ma principalmente quando parliamo di rinforzo positivo intendiamo una ricompensa in cibo, quindi un bocconcino, un pezzo di carota, un pezzo di mela. Abbiamo già visto nel post che le ricompense in cibo sono adatte a cavalli timidi, magari spaventati o per eseguire esercizi particolarmente difficili. Vediamo però come possiamo insegnare al nostro cavallo a ricevere nella maniera corretta la ricompensa senza pretenderla e diventare pericoloso. Il primo lavoro che dobbiamo fare, ovviamente anche in questo caso ci serve un cavallo e il solito aiutante, è munirci di un bocconcino creato appositamente per loro. È sempre meglio evitare gli zuccherini, ma preferire biscottini fatti unicamente con vegetali. Con il nostro bocconcino alla mano lo mostriamo al cavallo e chiudiamo il pugno, aspettando che il cavallo si sposti. Una volta che il cavallo si sposta, lo premiamo. Il cavallo associerà così che per ricevere il premio deve pazientemente aspettare e non verrà a cercarlo. E di nuovo, gli mostriamo il premio e chiudiamo la mano. Lui cercherà di prenderlo e poi si allontanerà e allora lo premieremo. Come possiamo fare per rinforzare ulteriormente questa ricompensa? Possiamo associargli una parola, solitamente sempre quella e solitamente con la stessa cadenza, così da aumentarne il valore, utilizzandola più o meno come se fosse un clicker. Ad esempio, bravo! 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 E così via. Sarà molto utile questo passaggio, perché quando faremo un esercizio composto potremo comunque lodare il nostro cavallo senza doverlo ricompensare tutte le volte, ma lui associerà e capirà che ha fatto la cosa giusta. Con le ricompense in cibo possiamo insegnare al nostro cavallo dei trucchetti molto simpatici. Eccone un esempio. Smile! Good boy! O dei trucchetti molto affettuosi. Good boy! Lo stesso metodo lo possiamo utilizzare anche con il ciuchino. Ricordiamoci di aspettare pazientemente che il cavallo capisca che si deve allontanare. Spero che questo tutorial vi sia utile e vi sia piaciuto. Se sì, metteteci un like. Arrivederci, boscaioli!